L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, cioè noi. Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia a San Marco in Lamis, per parlare di legalità in un'occasione particolare, quella della famosa valigetta. Perché innanzitutto questa iniziativa? Beh, 20 anni per non dimenticare, 20 anni per sottolineare un simbolo che nasce con la valigetta di Mariuolo e che il Comune di Senigallia, grazie ad un'iniziativa messa in campo da Libera, ha acquistato e la rende simbolo di legalità e di monito anche nel nostro Consiglio Comunale. Ecco, i giovani soprattutto devono sapere, non solo conoscere. Qual è il messaggio allora da lanciare ai giovani, ma forse a questo punto non solo ai giovani? Ma intanto che in loro c'è la nostra speranza, visto che questi 20 anni, nonostante tanti simboli che sono stati acquisiti, tante situazioni che sono emerse, nulla è cambiato e quindi continua la corruzione, continua opere di illegalità tra società e politica, e in loro c'è la nostra speranza. Quindi dobbiamo cercare di portare a conoscenza quelle esperienze per evitare che ci siano ancora quei tragici errori che ci hanno messo in queste condizioni. Senta, da queste nostre parti c'è un detto che bisogna dare l'esempio. L'esempio dei politici, l'esempio dei grandi verso i giovani, qual è oggi? Secondo lei è un giusto esempio o c'è da lavorare tanto ancora? Beh, penso che sia un elemento ormai condiviso. L'esempio purtroppo non è stato quello adeguato, non c'è stato uno scatto dopo le vicende del 92, anzi, ahimè, se penso a quella di Lusio, quella di Fiorito, ancora siamo in piena bagarre, quindi abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di politici che siano in grado di rappresentare e interpretare al meglio il futuro, garantendo che cosa? La buona condotta, il rispetto della Costituzione e la legalità in ogni occasione, dalle piccole cose a quelle che diventano eclatanti. Quindi chi è in politica prima di tutto deve dimostrare che ha le carte in regola per farlo, per parlare di legalità e per dare prospettive. Chiudiamo con una battuta provocatoria. Lei è il sindaco di una città dell'Adriatico, una delle importanti città, si sente rappresentato degnamente dai suoi cittadini, nel senso praticamente i suoi cittadini seguono le sue indicazioni, siamo legalizzati nella maniera giusta, affrontiamo le situazioni nella maniera più legale? Beh, noi come rappresentanti dei cittadini ci mettiamo impegno e cerchiamo di costruire con i nostri cittadini un percorso fatto dal superamento anche delle piccole situazioni che portano poi inevitabilmente, se non controllate e non contenute, a fenomeni di illegalità che anche nelle nostre zone ci possono essere. Quindi un lavoro sinergico con la città che può rappresentare un riferimento, e Libera questo ce lo insegna e lo sottolinea tutte le volte. Don Fausto Parisi, fondatore dell'associazione Buon Samaritano, oggi si dovrebbe parlare non più di usura, non si dovrebbe parlare più di questi argomenti, però parliamo del Mariuolo 20 anni dopo, una valigetta importante. Ecco, il significato di questa iniziativa oggi secondo lei? Intanto penso sia una cosa importante non dimenticare e soprattutto ricordare a questi giovani, nuove generazioni, quel che è successo, perché loro forse non avranno sentito parlare dei genitori o forse non hanno proprio mai sentito parlare, in modo che questa storia, ripetendola, ricordandosi, ci serva da lezione. Quello che sappiamo noi un po' più adulti che non è servita molto, cioè dopo 20 anni ci troviamo con gli stessi difetti e forse anche peggiorati, quindi non sappiamo neanche bene
se che cosa fare, cioè se basta solo ricordare, bisogna costantemente vigilare su qualsiasi, a qualsiasi livello, in qualsiasi momento, perché non si ripeta, non è molto semplice. Don Fausto, l'usura è uno dei gravi mali di questo secolo, perché purtroppo per tante vicissitudini tanti si vanno a rivolgere a quelle che sono queste, il malaffare, insomma. Che cosa bisognerebbe fare? Lo sappiamo che non abbiamo la bacchetta magica, ma chi dovrebbe fare? Fa tutto? E che cosa chiedere ancora? Beh, intanto ricordiamoci che l'usura ha una storia antichissima. Hammurabi aveva fatto già delle leggi contro l'usura, i romani pure, quindi è una malattia tipica dell'uomo, si può paragonare alla prostituzione, cioè sono mali endemici, è molto difficile estirparli, perché partono da un'esigenza quasi naturale, quando uno sta a corto di soldi ha bisogno di trovarli. Le banche che dovrebbero aiutare oggi sono molto più strette di mani, hanno stretto le maniche, per cui è assai più difficile, quindi il fenomeno sta ancora più allargato. Quando stavo come presidente della fondazione, perché adesso ho passato la mano a un altro, ricordavo sempre a tutti i membri che noi siamo un pronto soccorso, cioè risolviamo i casi più urgenti, quelli che se non li aiutiamo poi finiscono col suicidarsi o che venire totalmente strozzati da questi signori. Cosa fare? Niente, lavorare in continuazione. Sono come malattie come queste che stanno venendo adesso, 350.000 persone stanno allettate, sono malattie che si ripropongono sistematicamente. Una terapia definitiva non esiste, però esiste sempre il fatto di stai attento a non prendere raffreddore, stai attento, curati in questa maniera, curati in quest'altra. Può darsi che con questo sistema di prevenzione alla distanza qualcosa si ottenga. A che punto è la situazione in provincia di Foggia? Ma secondo me, io ripeto, sono 10 anni che non faccio più il direttore diretto, cioè il responsabile diretto, non penso che sia migliorata, però ho visto che la fondazione, specialmente nell'ultimo incontro, si è aperto molto di più a diventare parte sociale nei processi e quindi insomma ha acquistato una certa, diciamo, importanza a livello territoriale che prima non aveva. Quindi in questo senso già una presenza, anche gli spot televisivi, la pubblicità, è un piccolo aiuto, però è stato già ingolfato moltissimo quest'anno in particolare da richieste di persone che avevano bisogno di aiuto e sono rivolte alla fondazione. La situazione è peggiorata, la fondazione sta, le fondazioni si sono abbastanza radicate sul territorio in tutta Italia, è una piccola speranza, però c'è, almeno questo bisogna dire. E da ultima battuta, i giovani hanno bisogno di esempi. Sicuro, poche prediche, io sono prete, ma sono poche prediche e molta più testimonianza, e indicare ai giovani, anche quelli che hanno reagito anche pagando di persona, e sono gli esempi migliori secondo me, quindi lavorare più sugli esempi, sulle testimonianze, che non sulle grandi riflessioni, sui grandi ragionamenti. Con il sindaco di San Marco in Lamis è oggi un'iniziativa importante per non dimenticare, ma anche per far conoscere a chi non sa. Beh, sono delle meravigliose iniziative, poi calate anche nel mondo scolastico. Qui mi trovo presso il liceo di San Marco, fa ricordare avvenimenti sicuramente importanti per la storia democratica del nostro paese in un momento di grande confusione. Allora si diceva il passaggio epocale fra mille scandali, fra la prima e la seconda repubblica, è una cosa credo molto importante per l'educazione civile e morale di un ragazzo, di un ragazzo in formazione, che saranno i cittadini del domani. Sindaco, bisogna dare gli esempi a questi giovani. Che esempio può dare oggi la politica in questo momento anche un po' particolare? La politica deve dare un esempio soprattutto di trasparenza comportamentale, sapersi rinnovare con diciamo
rispettando le regole della trasparenza, della onestà, dell'appartenenza a ideali fondamentali, rispetto del prossimo, della gente, delle cose pubbliche, e soprattutto dando un esempio di se stessi per non far parlare male, soprattutto nella vita quotidiana, al cittadino elettore che in qualche maniera oggi ha spinto la politica in termini di credibilità al tasso zero. Ultima battuta, cosa lanciamo? Il messaggio che vuole lanciare il sindaco, nonché anche parlamentare? Che il cittadino deve rispettare le leggi prima ancora di chiedere agli altri di rispettarle, e gli altri a cui il cittadino deve come dire, in qualche maniera rivolgersi per richiedere a sua volta il rispetto, deve dare lo stesso rispetto al suo prossimo. Io credo che noi oggi, se non recupereremo in termini soprattutto di rispetto nei confronti del prossimo, della cosa pubblica, nei confronti della gente che oggi con molta pazienza vede mille scandali, mille schifezze, e a cui noi abbiamo chiesto tanti sacrifici, io credo che noi avremo veramente difficoltà a recuperare una credibilità fondamentale. Io credo invece che, se come succede questa mattina, ci rivolgiamo ai ragazzi del domani e chiederemo a loro di porsi ad argine di tutte le cattive cose, i cattivi esempi che la politica, o più in generale la società, oggi mette ogni giorno attraverso la cronaca nera, mette avanti come esempio, io credo che questi ragazzi saranno sicuramente educati bene, ma saranno veramente l'argine, la linea Maginot della legalità nel nostro paese. Michele Panunzio, imprenditore con un passato alle spalle tra virgolette importante, però importante è per oggi perché è un simbolo. Oggi a San Marco si parla di un altro simbolo, di una valigetta. Ecco, i ragazzi, molti non conoscono tante storie, ecco, che cosa invece dobbiamo far conoscere a questi ragazzi oggi? Allora, innanzitutto dobbiamo far conoscere ai ragazzi che comunque ci sono stati degli uomini che per la legalità, per la giustizia hanno dato la vita. Questo, diciamo, è il caso di mio padre, di Francesco Marcone, almeno su Foggia, di Nicola Ciuffreda e di tanti altri, diciamo, sparsi nella provincia e soprattutto anche in Italia. Niente, il messaggio è che i ragazzi comunque devono prendere coscienza, perché comunque questi problemi sono ancora purtroppo attuali e quindi vanno combattuti, e il mezzo per combattere, diciamo, e contrastare questi fenomeni sono proprio i giovani, che devono recepire e portare avanti la legalità in tutte le loro forme. Ecco, noi abbiamo ascoltato prima Don Fausto Parisi, fondatore dell'associazione, e parlavamo della situazione oggi, non è che sia molto cambiata, però c'è l'importanza di lavorare, far conoscere, ma soprattutto è dare degli esempi ai giovani, e forse l'esempio non è rivolto solo ai giovani ma anche a quelli che sono gli adulti. Cosa ne pensa invece lei? Allora, io ripeto, faccio leva sempre per la gioventù, per i ragazzi, perché secondo me gli adulti, sì, una percentuale, diciamo, riescono a impegnarsi e a far sì che, diciamo, certi fenomeni vengano contrastati, però, diciamo, la popolazione, diciamo, adulta ormai è, come dire, nella loro testa è radicato questo tipo di fenomeno, e secondo me è molto difficile che riescano a, come dire, a sradicare dalla loro testa questo fenomeno che è stato inculcato ormai da troppo tempo. Quindi che cosa c'è bisogno di fare ancora?
Allora, c'è bisogno innanzitutto di far sì che di portare avanti la legalità in tutte le sue forme, come ho detto prima. E poi oggi come oggi, rispetto a qualche anno fa, ti parlo di 20 anni fa, quando è successo l'omicidio di mio padre, diciamo, le istituzioni oggi ci sono vicine. E quindi dobbiamo essere noi a stimolare le istituzioni affinché loro possano mettere in atto diciamo, le varie, come dire... Ci sono le leggi e bisogna farle rispettare. Esatto, ci sono le leggi, bisogna farle rispettare, e soprattutto dobbiamo essere noi, ripeto, a spronare carabinieri, polizia, guardia di finanza, perché loro comunque hanno la situazione del territorio in mano, e quindi grazie alle nostre eventualmente informazioni loro possono fare di più di quello che fanno. Ludovico Delle Vergini, coordinatore delle attività educative SOS Legalità, un progetto interessante. Ecco, da dove parte, quali sono le iniziative e il perché di questo progetto? Il progetto parte circa 2 anni fa da un gruppo di associazioni, precisamente 5 associazioni del territorio San Marco, San Giovanni, Lignano, Garganico. Abbiamo partecipato a un bando finanziato da Fondazione Con il Sud, che a sua volta è finanziato da fondazioni bancarie, per lo sviluppo locale. Si chiama Sviluppo Locale 2009, noi abbiamo cominciato poi nel 2011. Le azioni cosa prevedono? Partire dalla percezione della legalità sul territorio, facendo intervenire giovani e classi di professionisti, per arrivare a costruire un centro di servizi che si occuperà del sostegno delle imprese locali, tutto nell'ottica della legalità. SOS Legalità sta per servizi, occupazione e sviluppo con la legalità, altrimenti si corre il rischio di costruire un palazzo senza le solide basi della legalità, e dopo un poco viene a crollare, come successe 20 anni fa e come sta succedendo adesso. Quindi noi che cosa chiediamo ai nostri giovani? Cominciamo noi a comportarci in modo legale, nelle piccolissime azioni quotidiane, e questo potrà fungere da catalizzatore verso l'altro diverso da noi, che potrà venire verso di noi. Quindi noi siamo calamita della legalità. Questo è molto in sintesi il senso del progetto. Ecco, oggi siamo partiti, siamo al termine di questo appuntamento con una valigia che ci ricorda Mani Pulite, ovviamente, è un simbolo, quindi i simboli sono importanti, le esperienze anche purtroppo drammatiche come quella della famiglia Panunzio, per dare poi un esempio ai giovani. Sì, noi siamo veramente felici che il sindaco di Senigallia, che il figlio dell'imprenditore Panunzio e che Don Fausto siano venuti a partecipare a questo incontro con i giovani. Loro hanno portato quel pezzo di sensibilità, di legalità che vivono nei loro territori, che vivono nelle loro vite quotidiane, e l'abbiamo benissimo visto con l'emozione dell'imprenditore Panunzio, visibile e commovente. Forse anche quello è un simbolo, come la valigetta. Ecco, allora i prossimi appuntamenti per questi progetti? Allora, il 19 dovremmo riprendere un incontro formativo sempre qui, questa volta si chiamerà La legalità è donna, perché le intervenute saranno 3 donne che hanno avuto delle brutte esperienze con l'ambiente mafioso e che hanno saputo reagire in modo propositivo. La peer education dei ragazzi continua, il prossimo appuntamento è il 17, sempre qui a scuola. Fra poco seguiteci, perché avremo 3 appuntamenti di formazione con la classe di professionisti, cioè con gli avvocati, con i commercialisti e con il mondo degli imprenditori. Alla fine di tutto ciò verrà fuori un report, anche con una ricerca fatta con 800 commercianti del posto, nella quale speriamo di tirar fuori un segnale di percezione forte della legalità per poter attuare il cambiamento. Io dico sempre, siamo noi il cambiamento che vogliamo vedere avvenire nel mondo. Perché l'Italia è una repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo, al popolo.